Proseguiamo l'introduzione a che cos'è un sistema informativo andando ad osservare un esempio. La situazione è una situazione abbastanza tipica, è quella in cui un reparto di produzione di un'azienda medio-grande ha bisogno di materie prime per poter effettuare la produzione secondo i piani prestabiliti. Quindi è necessario ordinare le materie prime. Ovviamente nell'ordinare le materie prime sarà necessario un processo di negoziazione con il fornitore, che riguarda i tre parametri fondamentali: prezzo, quantità e tempi di consegna. Quindi sono tre parametri principali che di solito è bene tenere presente quando si fanno negoziazioni di questo tipo. Quindi ci sarà magari un bilanciamento, un trade-off tra questi tre parametri e si cercherà di raggiungere una soluzione di compromesso. Per cui dopo la negoziazione l'ordine viene emesso, il fornitore consegna le materie prime che devono ovviamente essere esaminate per verificare la qualità, eventualmente c'è un reso, le materie prime vengono immagazzinate nel magazzino e vengono fatte tutte le opportune registrazioni all'interno del sistema di contabilità e ovviamente viene fatto il pagamento. Tanto per fare un esempio concreto, immaginiamo un'azienda alimentare che debba produrre torte di mele, ha bisogno di nuove mele, le chiede a un'azienda agricola che produca queste mele, contrattano fino a raggiungere il prezzo corretto a fronte di una certa quantità disponibile e un tempo di consegna. Quando arrivano le mele vengono esaminate, vengono messe nel magazzino, vengono fatte tutte le registrazioni contabili e viene dato l'ordine di pagamento. Ovviamente oltre a queste attività fondamentali è necessario anche avere un controllo, un po' di supervisione per capire che, e verificare se queste attività vengono svolte correttamente, se ci sono dei problemi, se la qualità è quella attesa. Ora, dietro un processo tutto sommato semplice come l'emissione di un ordine, queste sono le attività, diciamo, più semplici, e dietro ci sono almeno 8 attori diversi che sono coinvolti in questo processo. Quali sono, secondo voi? Allora, produzione ovviamente, il magazzino, ci sarà probabilmente un ufficio acquisti, il fornitore che, diciamo, non è interno, è l'unico non interno all'azienda, ci sarà l'ufficio contabile, contabilità. Spesso la contabilità è disgiunta, diciamo, da quella che possiamo chiamare tesoreria dell'azienda. Abbiamo poi bisogno di un controllo di qualità, che almeno per andare a trovare le mele marce è necessario, e nella supervisione sarà coinvolto qualche manager, okay? Qualche amministratore dell'azienda. Cosa fanno le varie
parti coinvolte, vabbè, la produzione ovviamente ha bisogno di materie prime, tendenzialmente non le chiede direttamente al cliente, ma fa una richiesta al magazzino. Il magazzino, se ha la materia prima, la fornisce, altrimenti innesca tutto il processo di ordine. Ovviamente il magazzino è anche responsabile per ricevere e poi stoccare le merci. L'ufficio acquisti, ragionevolmente, è quello incaricato di fare la negoziazione con i clienti e di fatto inviare l'ordine. Il fornitore, beh, sappiamo cosa fa, fornisce, quindi riceverà un ordine e consegnerà la merce. Come faccia dall'ordine a passare alla consegna della merce non sono fatti nostri, okay? È un'altra organizzazione, ci sarà probabilmente un altro sistema informativo, ma non è quello che stiamo osservando noi adesso. Alla consegna di solito entra in gioco Quality Assurance, quantomeno per ricevere le informazioni sul fatto che la merce è stata consegnata nei tempi pattuiti e la qualità sia quella attesa. Abbiamo poi tutta la parte di contabilità, e qui le scritture contabili non le decidiamo noi, sono buona parte degli adempimenti contabili sono definite dalla legge. Quindi non è una scelta nostra come azienda di fare le scritture contabili o di farle in un certo modo, ma ci sono delle leggi, quindi noi dobbiamo avere delle registrazioni ben precise. Poi abbiamo un reparto, potrebbe essere la tesoreria, spesso non è, soprattutto nelle aziende medio-grandi, non coincide con la contabilità. E infine abbiamo l'amministratore, il manager, che, se vogliamo, non partecipa direttamente a questo processo, ma svolge un ruolo importante perché deve supervisionare, controllare, intraprendere tutte le azioni necessarie perché l'azienda funzioni come ci si attende. Per poter fare tutte le attività manageriali, il manager ha bisogno di informazioni. Quindi deve sapere che è stato messo un ordine, i tempi di consegna, la qualità della merce, la produttività, i pagamenti, eccetera, eccetera. Quindi le entrate e le uscite. Tutte queste informazioni arrivano da diverse sorgenti all'interno dell'azienda e compito di un sistema informativo è aggregarle e essere una fonte unica per queste informazioni. È molto più comodo sedersi davanti al PC e avere tutte le informazioni piuttosto che fare il giro dell'azienda a chiedere cosa è successo oppure raccogliere report che arrivano dalle varie parti dell'azienda. Quindi abbiamo visto qual è lo scenario, abbiamo visto quali componenti dell'organizzazione sono coinvolti e ci resta da capire che cosa succede, quindi quali sono i flussi di informazioni e di materie che avvengono per svolgere questo compito, cioè approvvigionamento. Allora, questi sono gli attori che abbiamo visto prima. Abbiamo a sinistra il reparto di produzione, l'ufficio acquisti, il fornitore, in mezzo abbiamo il magazzino e la qualità, e poi abbiamo la contabilità e il
Finance Department, diciamo tesoreria, comunque il dipartimento di gestione delle finanze. Allora, la prima cosa che succede è che il reparto di produzione necessita di materie prime e quindi chiede al magazzino le materie prime. Se il magazzino ha le materie prime, finita la storia e passiamo al prossimo problema. Se invece il magazzino non ha le materie prime, deve avviare il processo di approvvigionamento. In particolare chiederà all'ufficio acquisti di fare un ordine per procurare queste materie prime. L'ufficio acquisti farà tutta una serie di operazioni che riguardano la negoziazione con il cliente, l'emissione dell'ordine e ovviamente informerà la contabilità del fatto che l'ordine è stato emesso. Una volta che l'ordine è stato ricevuto dal cliente, dal fornitore, scusate, questo provvede a procurarsi materie prime e a consegnarle al magazzino. Quindi il magazzino riceverà le materie prime con la bolla di consegna, farà tutte le verifiche del caso segnalerà alla qualità tutte le informazioni necessarie, fondamentalmente dovrà dare informazioni sia sul prodotto ricevuto che sul in generale del processo, quindi banalmente percentuale di mele marce e tempo di consegna rispetto a quello battuto. Eventualmente renderà delle parte di materie prime che non conformi alle richieste al fornitore e alla fine dovrà informare la contabilità che le materie prime che sono state ordinate sono state consegnate. Consegnerà la bolla e quindi la contabilità dopo l'ordine prenderà in carico anche la bolla e quindi potrà successivamente procedere al pagamento. Il pagamento di solito avviene dietro l'invio di una fattura. Quindi, ricevuti questi tre documenti, l'ordine iniziale, la bolla di consegna e la fattura del cliente, l'ufficio di contabilità avrà tutte le informazioni per effettuare il pagamento, con i tempi di pagamento previsti, eccetera, eccetera. Quindi chiederà alla tesoreria di effettuare il pagamento. La tesoreria, una volta effettuato il pagamento, potrà notificare a contabilità che il pagamento è stato effettivamente effettuato. A questo punto, la contabilità potrà registrare tutti i libri master necessari e previsti dalla legge, le informazioni. Di solito, oltre a tutti i registri previsti per legge, ci sono anche altre informazioni che non sono richieste per legge, ma comunque sono utili per il funzionamento interno dell'azienda. E quindi
oltre, diciamo, ai libri contabili ufficiali, ci sono altri libri interni. Ovviamente non stiamo parlando di contabilità in nero, ma stiamo parlando di informazioni aggiuntive che servono per far funzionare l'azienda. Okay? La contabilità in nero è al di fuori di questo sistema informativo. Okay? A questo punto, diciamo che il processo si chiude con la consegna delle materie prime ordinate dalla parte di produzione e finalmente consegnate dal magazzino. Quindi vedete che dietro una frase banale come fare l'ordine per le materie prime ci sono tutto un insieme di attività con complesse integrazioni e sincronizzazioni. E qui non abbiamo ancora parlato del capo, il manager che deve tenere conto e supervisionare tutto quello che succede. Quindi dovrà avere, per poter prendere le decisioni, informazioni dalla qualità, in modo da sapere come procedono, come si comportano i fornitori, se è necessario passare ad altri fornitori, eccetera, e dovrà avere informazioni dalla produzione per capire diciamo, la produttività che viene raggiunta, ma anche ad esempio i tempi che il reparto di produzione deve attendere. E dal momento in cui ha richiesto la materia prima al magazzino, al momento in cui l'ha ricevuta, magari sono passati giorni. Quindi queste informazioni sono utili. Ovviamente anche lo stato del magazzino e le scritture contabili o comunque tutte le informazioni che provengono e sono state registrate dalla contabilità sono utili per avere un quadro complessivo di cosa succede all'interno dell'azienda. Quindi, complessivamente, dato un particolare scenario, noi abbiamo bisogno, per poter analizzare ed eventualmente proporre la realizzazione di un sistema informativo a supporto di questo scenario, di costruire un modello che includa varie parti. Allora, fondamentalmente dobbiamo sapere le informazioni che vengono utilizzate e come vengono scambiate. Nel nostro esempio abbiamo l'ordine, la bolla di consegna, la fattura, più abbiamo tutte le richieste, non so, la richiesta dal reparto di produzione al magazzino è comunque un'informazione che viene trasmessa. Abbiamo bisogno di modellare l'organizzazione, quindi la struttura che è coinvolta in questo processo, quindi il reparto di produzione, il magazzino, l'ufficio acquisti, contabilità, finanza, qualità, un cliente esterno, eventualmente anche il manager se vogliamo pensare di fornire le informazioni in maniera aggregata al manager. E dobbiamo capire la sequenza con cui, e le regole con cui queste attività avvengono. E sapere che cosa viene fatto è un passo, ma noi dobbiamo sapere
in che sequenza e con che regole. Poi, se noi andiamo a vedere l'esempio che abbiamo visto finora, questa è una sequenza lineare molto semplice. Okay. Faccio il passo 1, poi il 2, il 3, il 4, in realtà il 5 sono tre passi in parallelo, fatti diciamo, quasi contemporaneamente, poi abbiamo un passo 6, un 7, l'8, eccetera. Quindi è una sequenza di passi che vengono eseguiti uno dopo l'altro. Ovviamente potete facilmente immaginare che in casi più complessi la sequenza non sia così lineare, ci siano delle scelte. E qui ad esempio non abbiamo descritto il fatto che il magazzino a fronte di una richiesta possa già possedere le materie richieste e quindi evitare di fare l'ordine. Quindi a quel punto c'è già una scelta, quindi ci sono due percorsi alternativi dentro il nostro processo. Quindi i tre elementi fondamentali che abbiamo descritto un po' a parole e con una notazione, diciamo, informale, sono: quali informazioni abbiamo utilizzato, quali sono gli elementi organizzativi coinvolti in questo processo e quali sono le regole, la sequenza e il dettaglio dell'attività che vengono svolte. Quindi, diciamo, il processo. Il sistema informativo, in un caso come questo, ma in molti altri casi, ha una serie di compiti. Dovrà trasmettere informazioni. Quindi, invece di avere il cuoco della nostra azienda che esce dalla cucina e va in magazzino a chiedere se ci sono delle mele, ingrandendo un po' l'esempio, c'è il reparto di produzione che segnala ragionevolmente attraverso un sistema informativo al magazzino, che magari è distante, la necessità, magari per il giorno dopo, per due ore dopo, per la settimana dopo, di una certa quantità di mele. Senza contare tutte le altre informazioni come ufficiali, come l'ordine, la bolla e la fattura. Inoltre, il sistema informativo ha la funzione di documentare le attività che sono state svolte. Quindi noi sappiamo chi ha fatto che cosa, che qualcuno ha messo un ordine in un certo istante. Oltre a tenere traccia di cosa è avvenuto, queste informazioni sono utili per analizzare le prestazioni della nostra azienda, per capire se i tempi tra un'attività e l'altra sono troppo lunghi, se il tempo di esecuzione dell'attività è ragionevole rispetto alle aspettative, eccetera. Un'altra funzione del sistema informativo è quello di, se vogliamo, fornire le istruzioni e le indicazioni su che cosa fare. In un sistema basato su documenti cartacei, quello che succede è che il magazziniere porta un foglio con descritto il materiale da approvvigionare all'ufficio acquisti. L'ufficio acquisti, sulla scrivania si trova una serie di fogli con le varie richieste dei vari magazzini e magazzinieri, e prende uno per volta e chiama i vari clienti, i vari fornitori. In questo caso il sistema informativo permette di segnalare all'ufficio acquisti che ci sono un certo numero di richieste da parte del magazzino da evadere e quindi devono essere fatti una serie di ordini. Quindi in questo senso il sistema informativo, che se vogliamo per gli aspetti precedenti era assolutamente passivo, in questo caso è proattivo perché segnala che c'è qualcosa da fare. In alcuni sistemi informativi
penso ad esempio a dei workflow, normalmente arriva un'email dicendo guarda che devi fare queste attività. Se non vengono svolte arriva un'email di sollecito. Quindi c'è una specie di promemoria che viene gestito e inviato, notificato ai vari interessati. Abbiamo poi, se pensiamo al manager, un'attività di monitoraggio, quindi abbiamo la possibilità di prendere informazioni, aggregarle e permettere a chi deve valutare cosa succede di avere tutte le informazioni necessarie. Ovviamente un sistema informativo è tanto più necessario quanto più è complesso il sistema da governare. Quindi il numero di persone coinvolte, il fatto di avere più sedi distribuite magari geograficamente, è ovvio che la microazienda di 3 persone probabilmente non ha bisogno di un sistema informativo, perché la cucina è di fianco al magazzino e magari la stessa persona fa sia il cuoco che il magazziniere, e quindi è ovvio che non è necessario avere un supporto esterno per comunicare le informazioni. Ma appena le dimensioni dell'azienda crescono, tutte queste informazioni iniziano a viaggiare tra persone diverse su distanze più ampie e la quantità di informazioni è decisamente più elevata. Quindi man mano che le dimensioni e la complessità dell'azienda crescono, tanto più diventa essenziale avere a disposizione un sistema informativo. Noi abbiamo visto uno scenario che ovviamente è molto semplificato. Vi do un'idea di quali possono essere delle complicazioni aggiuntive rispetto allo scenario che abbiamo visto, molto comuni nella realtà. Allora, nel nostro esempio, l'ufficio acquisti tira sul telefono e chiama un fornitore specifico e poi si mette a contrattare. Nella realtà è possibile che l'ufficio acquisti mandi una richiesta di preventivi a vari fornitori. Questi rispondano e a questo punto venga scelto uno o due più vantaggiosi e venga poi successivamente intrapresa l'attività di negoziazione. Nel nostro esempio, la materia prima sono state inviate direttamente al magazzino e quindi semplicemente prende le materie prime, le magazzina e le trasferisce al reparto di produzione. In casi più complicati, qui magari c'è un flusso di produzione molto agile, le materie prime devono essere consegnate magari direttamente al reparto di produzione, con la necessità ovviamente di sincronizzare le consegne. Non ho capito. Non si sente il microfono? Semplicemente si è scaricata la batteria. Allora, vedo se...
Allora, adesso... Allora, purtroppo il microfono richiede due batterie, ma ce n'è soltanto una, credo già parzialmente esaurita, quindi giocheremo al gioco delle tre batterie fino a quando si esauriscono definitivamente. Allora, un'altra semplificazione, oltre al fatto che il materiale viene consegnato direttamente al magazzino e non al reparto di produzione, è ad esempio il fatto che non avviene, come molto spesso invece succede nella pratica, che il fornitore utilizzi una compagnia terza di logistica per la consegna. Quindi ovviamente le cose si complicherebbero un po' di più. In questo caso abbiamo la consegna in un'unica sede, potremmo avere consegne in più sedi perché magari ci sono vari ordini che vengono aggregati. Abbiamo presupposto che l'ufficio acquisti possa contrattare direttamente, quindi possa decidere direttamente quale compromesso tra prezzo, quantità e tempi di consegna accettare o concordare con il fornitore, sempre detto che abbia tutta questa libertà, e soprattutto la gestione del magazzino è stata fatta così, molto semplice. È ovvio che se il magazzino è la stanza di fianco alla cucina, io poso le mie cassette di mele in un angolo e ho risolto il problema. Se il magazzino è costituito da capannoni interi, potrebbe essere utile registrare da qualche parte in che posizione ho depositato la merce. Ma anche in casi più semplici, immaginate il magazzino di una farmacia di un ospedale. È relativamente fisicamente piccolo, però la quantità di medicinali diversi è enorme, quindi se non c'è un qualche criterio e non vengono gestite le posizioni dei medicinali in qualche modo strutturato, è impossibile trovare i medicinali necessari. Quindi la gestione del magazzino, qui completamente tralasciata, spesso è un elemento importante. Quindi, in generale, questo era per sottolineare il fatto che a fronte di un esempio tutto sommato semplice, ci sono tutta una serie di attività, una serie di regole che sono tutt'altro che banali. Quindi immaginate cosa può succedere in un caso reale. Quindi, è ovvio che gestire tutta questa informazione è costoso. Ovviamente è molto più costoso gestire male. Quindi, avere una gestione non automatizzata o peggio automatizzata male, perché magari abbiamo pagato il sistema informativo ma non funziona come dovrebbe, comporta dei costi. Tenete conto in più che noi abbiamo seguito il percorso di un unico ordine. In un'azienda di medie dimensioni gli ordini sono decine, centinaia, se non migliaia al giorno. Quindi le complicazioni aumentano notevolmente. Un altro aspetto da considerare è il fatto che sempre più la velocità di reazione è un fattore critico da un punto di vista competitivo. Se torniamo al nostro esempio della torta di mele, se io fornisco la torta di mele che viene venduta nei supermercati Esselunga, se io finisco le mie scorte e non riesco più a fornirli,
il mio cliente si rivolgerà a qualcun altro. E quindi la capacità di reagire in tempi rapidi a esigenze diverse risulta un vantaggio competitivo. Quindi, queste sono un esempio di varie ragioni che possono suggerire di costruire un sistema informativo che sia in grado di supportare queste attività. A questo punto, se abbiamo deciso di costruire un sistema informativo, come lo progettiamo? Che tecnologie utilizziamo per realizzarlo? Quanto ci spendiamo? Compriamo un unico sistema, che è un'unica soluzione, oppure prendiamo un software per il magazzino, un altro per gli ordini, un terzo per la contabilità? Possiamo anche decidere, invece di comprare il software, di svilupparlo noi, nella nostra azienda. Ovviamente dobbiamo avere a disposizione un settore IT che sia in grado e abbia le competenze per fare questo tipo di operazione. Quindi, l'obiettivo di questo corso è anche quello di darvi le conoscenze, le competenze fondamentali per poter andare a rispondere a queste domande. Il fatto che l'informazione e il tipo di flusso che ha l'informazione sia fondamentale, lo possiamo dedurre anche da un altro esempio. Pensiamo a un caso molto semplice, fast food. L'obiettivo di un fast food, lo conosciamo tutti, è quello di avere una qualità costante nel tempo e nello spazio e tempi di attesa minimi. Quindi so che in qualunque momento io scelga di andare a mangiare un burger in qualunque parte del mondo, il gusto sarà esattamente lo stesso. Almeno questa è la promessa. E soprattutto quando vado lì so che se il treno mi parte da 10 minuti probabilmente ce la faccio, perché devo aspettare poco. Com'è possibile raggiungere questi obiettivi? Vabbè, lo sappiamo benissimo, i prodotti sono ben definiti e pochi. Sono ben standardizzati, qui il prodotto è quello e ho alcune opzioni minime, più o meno piccante, con o senza cipolle, ad esempio. E ovviamente il fatto che io abbia pochi prodotti ben standardizzati mi permette anche di confezionarli con un numero limitato e minimo di operazioni. Devo cuocere la carne, cuocere il pane, metterli assieme e ho la base pronta. Ecco, anche in un caso molto semplice come questo, ci sono diversi modi di gestire l'informazione. Voi direte qual è l'informazione dentro un fast food. Adesso ci arriviamo. Vediamo due organizzazioni alternative. Questa è, ovviamente semplificata, l'organizzazione McDonald's. In realtà è quella vecchia, perché poi l'hanno cambiata. In cui abbiamo due magazzini, uno per carne, l'altro per il pane,
ci sono due linee separate, una che fa cuocere la carne, l'altra che cuoce il pane, confluiscono in un'unica attività che è quella di mettere la carne in mezzo al pane. Il risultato viene messo dentro un magazzino, buffer, chiamatelo come volete. Ovviamente il magazzino in questo caso è fondamentalmente uno scaffale, perché avete presente la situazione. Il cliente viene servito direttamente partendo da questo magazzino intermedio di prodotti finiti. Se voi calcolate il tempo per cuocere un hamburger in parallelo a cuocere il pane, che magari è precotto, quindi basta solo passarlo nel microonde, metterli assieme, metterli nella scatola e diciamo, avere la confezione pronta, i tempi sono ben più dei 2-3 minuti che sono l'obiettivo. Quindi, com'è possibile? Beh, è possibile perché c'è questo magazzino di prodotti finiti per cui la produzione, l'assemblazione degli hamburger non è fatto in base alla domanda, ma viene fatto indipendentemente dalla domanda, non a caso ovviamente, ma di solito basato su statistiche storiche. Quindi si sa che McDonald's in Piazza Castello in un certo orario, in una certa fascia oraria, normalmente deve fornire un certo numero di Big Mac, un altro numero di cheeseburger, e quelli vengono preparati in anticipo, grosso modo. Questa procedura, tutto sommato sganciata dalla domanda, ma basata sulle previsioni, ha lo svantaggio che ovviamente le previsioni possono essere corrette, ma possono anche essere sbagliate. C'è un altro aspetto fondamentale, ed è che i prodotti finiti che stanno in questo magazzino sono deperibili. Quindi, se c'è una manifestazione in via Roma per cui io non riesco ad arrivare, o la massa di gente che di solito arriva alle 12 al McDonald's arriva con un'ora di ritardo, e le previsioni erano tutto sommato giuste, ma sfasate nel tempo, e quindi probabilmente tutto quello che ho prodotto lo prendo e lo butto nella spazzatura. Anche lì, per fortuna, ci sono delle regole molto rigide e le leggi. Okay? Quindi abbiamo la garanzia che oltre un certo periodo questi prodotti debbano essere buttati via. È anche interesse dell'azienda, ovviamente, non intossicare le persone. La soluzione alternativa per lo stesso problema di Burger King e invece un continuo di cottura e poi assemblamento dei prodotti, però a questo punto abbiamo due possibili soluzioni. Uno, un magazzino di prodotti finiti da cui poter attingere, esattamente come c'era in McDonald's. L'altro è prendere direttamente il prodotto assemblato, eventualmente riscaldarlo e fornirlo direttamente. Questo percorso qui
ovviamente è legato, e tutto quello che si ripercuota lì dietro, ovviamente è legato alla domanda. Quindi c'è un piccolo buffer di prodotti che potrebbero essere venduti, magari con qualche previsione, e c'è invece un altro percorso rischiato al precedente che è guidato dalla domanda. Questo qui è un magazzino di work in progress, quindi gli hamburger cotti, e il pane e vari altri prodotti che quindi possono essere poi assemblati. Questo perché Burger King ha una scelta un po' più ampia, quindi il numero di prodotti con tutte le variazioni è un po' più ampio, quindi non possono, o comunque se non per alcuni casi, avere la colonna di Big Mac, la colonna di cheeseburger, eccetera. Quanto si legga, qualcosetta. Allora, l'esempio è un po' datato e infatti vi ho detto che McDonald's ha modificato il suo processo e l'ha un po' avvicinato a quello di Burger King, quindi cercando di legarlo un po' di più alla domanda. Allora, fondamentalmente, i tipi di prodotti finali di McDonald's sono limitati, mentre quelli di Burger King sono un po' più ampi perché ci sono più opzioni. Le operazioni sono essenzialmente le stesse, in più abbiamo microonde per Burger King. Il modo di assemblare i prodotti è leggermente diverso, anche perché in un caso abbiamo più scelte e più opzioni, nell'altro è più standardizzato. I prodotti comunque devono essere buttati via se non consumati o non venduti entro un certo tempo, e le informazioni sono fondamentalmente diverse. Quindi in McDonald's abbiamo uno schermo che ci dice quanti Big Mac, quanti cheeseburger dobbiamo produrre per la prossima ora. Nell'altro caso invece abbiamo un'informazione di carta che dice quali sono gli ordini, quindi cerca di seguire l'ordine. Altre informazioni fondamentali sono il timbro con l'ora di confezionamento, che è fondamentale per poter poi decidere se buttare o meno il prodotto. Il tipo di prodotto, perché se abbiamo pacchetti pronti dobbiamo avere sopra scritto che prodotto è. Poi che ci sia la scritta oppure la confezione sia proprio diversa, non importa, è un modo diverso di codificare l'informazione. Però l'informazione sul tipo di prodotto c'è. Cioè, altre informazioni che sono utili per poter capire quali sono le prestazioni del punto vendita sono tempi di attesa dei clienti e la percentuale di prodotto scartato, cestinato, perché ha superato il tempo limite di scadenza. Quindi, allora, provo ad alzare la voce, mi sentite lassù in cima? Ok. Le decisioni che devono essere prese nei due casi sono, allora, in un particolare caso, una pianificazione con le previsioni. Nell'altro caso, io devo avere un'idea di quali prodotti andare ad assemblare, e questa informazione di solito mi viene in base alle richieste dei clienti. Vi
visto che il primo sistema di produzione, quello di McDonald's, si basa sulle previsioni, una decisione che deve essere presa dal management è quante persone devo avere per ogni turno. È ovvio che alle 8 di mattina, alle 11, probabilmente mi bastano poche persone. Avvicinandoci all'ora di pranzo, il numero di persone dovrà aumentare perché dovrò produrre più prodotti da mettere nel magazzino dei prodotti finali. Quindi, oltre alle attività strettamente legate alla produzione degli hamburger, è necessario gestire eventualmente delle eccezioni, quindi prodotti diversi o comunque inconvenienti che avvengono durante la produzione, e è necessario svolgere un'attività di controllo della data, dell'ora di scadenza e la rimozione dei prodotti scaduti dal magazzino. Quindi, anche in un esempio così semplice, in cui le informazioni apparentemente sono poche, in realtà abbiamo alcune informazioni che circolano nel processo. Come facciamo circolare queste informazioni, come le gestiamo e come vengono trasmesse, è fondamentale per poter migliorare l'efficienza di questo tipo di prodotto, di questo tipo di processo. Quindi, quello che è importante considerare è quali informazioni sono necessarie al nostro processo. Allora, un breve richiamo su che cosa è l'informazione. Probabilmente queste cose le avete già sentite più volte, ma non fa male ripeterle. Allora, l'informazione è, in quanto tale, è una risorsa che è immateriale e ovviamente intangibile. Quindi, rispetto ad altre risorse, risorse umane o altre materiali, è un po' più difficile da trattare e da quantificare. Ok? Un'altra caratteristica dell'informazione è che l'informazione non viene distrutta o consumata dall'uso. Okay? Quindi, a differenza di altri beni, io posso usare l'informazione senza consumarla o distruggerla. Ha un costo marginale di produzione praticamente nullo, da cui ovviamente io posso copiare, riprodurre, duplicare l'informazione a costo praticamente nullo. Qualche anno fa, per copiare la musica era necessario comprare i CD. Adesso, tendenzialmente, basta avere una chiavetta sufficientemente grande, se proprio voglio avere un qualcosa da portarmi in giro, o l'hard disk, e non è necessario neanche il supporto fisico. Quindi, questo per fare un esempio banale di un'informazione digitale molto diffusa. All'interno di un sistema informativo, l'informazione è associata a due livelli diversi, sia a livello generale di tutta l'organizzazione, quindi ci sono informazioni generali, ad esempio sapere quali sono le persone che lavorano nell'azienda, e poi ci sono informazioni che invece sono
strettamente legate a una particolare attività o un particolare compito e quindi sono confinate lì dentro. Il sistema informativo, o in generale i sistemi informativi, debbono poter trattare entrambe queste informazioni. È ovvio che non sarà un unico e semplice sistema informativo. Normalmente io tratto tipi diversi di informazione con o sistemi informativi differenti o moduli distinti dello stesso sistema informativo. Quindi facciamo molta attenzione al fatto che un sistema informativo non è mai uno, è composto da varie parti, oppure esistono molti sistemi informativi che più o meno interagiscono tra di loro. Normalmente si pensa che ci siano troppe poche informazioni gestite all'interno di un'organizzazione. Questo è in parte vero, ma molto spesso abbiamo invece il problema opposto, ovvero che abbiamo troppe informazioni e non sappiamo più come districarci. Questa condizione in cui abbiamo troppe informazioni e in cui non riusciamo a trovare il capo e la coda, di solito si chiama information overload. Il sistema informativo deve poter gestire l'informazione in tutto il suo ciclo di vita, dall'acquisizione fino alla sua disseminazione. Se ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato di un sistema informativo che svolge quattro operazioni fondamentali: acquisizione dei dati, elaborazione, immagazzinamento e disseminazione. Quindi queste sono quattro attività che devono essere gestite da un sistema informativo nel trattare l'informazione. In più, sebbene l'informazione non venga consumata dall'uso, può succedere che un'informazione diventi vecchia o inutile col tempo. Quindi la freschezza o non obsolescenza delle informazioni è un altro aspetto a cui bisogna prestare particolare attenzione. Vi faccio un esempio molto pratico e se vogliamo semplificato. Se io devo raccogliere le informazioni su delle persone, ad esempio per scegliere il tipo di prodotti che voglio proporre in una campagna di marketing basato, diciamo, sull'età, tendenzialmente non vado a chiedere l'età di una persona, ma chiedo la data di nascita. Apparentemente sono la stessa cosa. In pratica, la data di nascita è un'informazione che non diventa obsolescente, perché quella è. L'età, tra un anno, non è più corretta, è vecchia come informazione. Quindi, il tipo di informazione che io scelgo di memorizzare all'interno del mio sistema informativo dovrebbe essere il più possibile un'informazione che non deperisce nel tempo, non diventa vecchia. Di solito le informazioni supportano due tipi di attività. L'automazione di alcuni compiti o processi e la decisione.
Ovviamente nel momento in cui io focalizzo sul automatizzare alcuni processi o attività, quello che faccio è sostituire del lavoro con quello che possiamo definire capitale tecnologico. Spendo in tecnologia per risparmiare in lavoro. Se pensiamo all'ordine, quando io ricevo un ordine cartaceo, cosa posso fare per automatizzare? Posso ad esempio passarlo in uno scanner e usare un programma di riconoscimento caratteri per estrarre le informazioni. O meglio ancora, potrei chiedere al mio cliente di inviarmi le informazioni dell'ordine secondo un qualche formato codificato. Esistono una serie di standard di Electronic Data Interchange, EDI, che permettono all'appunto lo scambio di informazioni direttamente a livello elettronico. Diverso invece, è completamente diverso, è il caso in cui io voglio utilizzare le informazioni per prendere delle decisioni. In tale caso le informazioni non sono più semplici, ma sono complesse e la quantità è elevata. Quindi, mentre nell'automatizzare un'attività io ho poche informazioni da trattare in maniera tutto sommato semplice e magari ripeto la stessa attività molte volte, nel prendere le decisioni io l'attività faccio una volta soltanto, ma le informazioni che devo utilizzare per essa sono tantissime. E quindi devo avere la capacità di aggregare le informazioni e soprattutto di presentarle in maniera utile e comprensibile. Se io non sono in grado di astrarre e integrare le informazioni, il mio sistema informativo è assolutamente inutile. Un altro aspetto importante quando parliamo di sistemi informativi è il fatto che, da un lato, se io voglio implementare un sistema informativo ho dei costi chiari. Devo acquisire dell'hardware, probabilmente, devo acquisire del software, devo pagare lo sviluppo, il personale, devo fare del training e probabilmente dovrò spendere nel tempo dei soldi per la manutenzione. Ci sarà qualche sistemista che dovrà mantenere in piedi il sistema informativo. Quindi, a fronte di costi tutto sommato certi e abbastanza facilmente quantificabili, io non ho modo di quantificare in maniera ugualmente precisa i benefici. Quindi, nel momento in cui io devo fare un investimento in un sistema informativo, la difficoltà sta nel confrontare dei costi chiari e netti con dei benefici che sono difficili da quantificare in maniera chiara e precisa. Allora, il fatto che voi quando dovete dare un esame non dovete andare in segreteria a prendere un foglio che si chiama statino, ma semplicemente vi prenotate. Non dovete consegnare lo statino in sede d'esame.
Io non devo ritirare gli statini, andare a scrivere poi a biro il voto, appiccicare lo statino su un registro, consegnarlo in segreteria, ma semplicemente inserire i dati nel portale. Che benefici porta? Il sistema informativo possiamo chiedere quanto è costato, che ci sarà del lavoro per svilupparlo, dell'hardware su cui funziona il sistema informativo, i benefici sono più difficilmente quantificabili. Quanto tempo guadagno io a scrivere un voto sul portale rispetto a scriverlo sullo statino, staccarlo, appiccicarlo? Quanto posso valutare il tempo che io spendo o guadagno più i tempi spesi o guadagnati nelle segreterie. Quindi è molto difficile avere questi due piatti della bilancia riempiti con cose e oggetti comparabili.